Ben ritrovati su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi un supporto per proiettore da soffitto. Andiamo a vederlo insieme. Event, il modello, l'azienda è la Nilux, comprato su Amazon, link in descrizione. Il prezzo 19 euro. Apparentemente quello che posso dire è che mi sembra un prodotto davvero valido. Ne ho guardati diversi, ma questo vedo che è un prodotto robusto. Il peso che arriva a tenere è 20 kg ed è veramente un prodotto fatto bene. Già lo si può vedere dalle istruzioni, sono simili a quelli dell'IKEA, quindi ci sono tutte le tappe, ma vi dico, in 15-20 minuti, se siete un po' più imbranati, riuscite a montarlo. E come vedete è veramente una cosa non troppo difficile da assemblare. Avevo letto alcuni commenti: non si riesce, non si capisce, ma in verità è veramente fattibile. Come vedete serve per posizionare il proiettore al soffitto e ad agganciarlo sulla parte bassa o sulla parte alta, dipendenza dove abbiate le viti. Arrivano le viti per attaccare al soffitto veramente solide, spesse, con le fish. Abbiamo anche le varie chiavi per avvitare le viti e i bulloni, due allungamenti per il braccio sotto e poi le viti di diverse dimensioni che andranno a posizionarsi nei braccetti per attaccarsi al proiettore. Vi spiego in sostanza come funziona. Io l'ho già montato, abbiamo questa parte qua, questi due braccetti, questo braccio è scorrevole, si va a svitare qua, si può regolare la lunghezza. Una volta che avete definito la lunghezza, andate ad avvitare questo pezzo qua con la chiavetta ed è bloccato. Andate a mettere questo pezzo che poi con le varie viti andrà 1, 2, 3, 4 ad attaccarsi al soffitto. E una volta che avete sistemato, scusate, questo pezzo, potete inserire il pezzo sotto. Braccetti che sono, come vedete, regolabili, quindi è universale per tutti o per la maggior parte dei proiettori. La cosa bella è che questo si può anche regolare a dipendenza dell'angolazione, quindi se voi volete, diciamo, avere una certa angolazione con il vostro proiettore, potete farlo tranquillamente. Una volta che si è definito, si può anche scegliere, svitando queste viti, questi bulloni, la lunghezza di queste fascettine. Non è tanta la lunghezza, sono all'incirca 2 cm, però avete anche a disposizione queste due estensioni che potete utilizzare. Ripeto, è un prodotto a mio avviso veramente valido, solido, e le istruzioni sono molto fattibili, si capiscono, sono chiare. La cosa che appunto vi consiglio è di prima di iniziare selezionare già le varie viti, i vari pezzi, vedete, così che abbiate tutto lì pronto e potete montarlo senza problemi. Ovviamente richiede anche di posizionare richiede anche ovviamente un soffitto che riesca a tenere le viti e il peso comunque del supporto del proiettore. Se avete un soffitto di cartongesso, una struttura che non è proprio solida, forse magari non è il caso di adottare questa soluzione. Però in generale è anche comodo questo supporto, perché potete anche passare i fili, come vedete, all'interno di questa parte, e quindi vi resta tutto comunque pulito visivamente. Se avete domande non esitate a pormele, io sono qui, link in descrizione se volete acquistarlo.